Tra i 26 protagonisti sul palco dell'Ariston in questi giorni, per la loro seconda volta a Sanremo, ma prima in gara, la rappresentante di lista. Benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao, grazie. Allora, spieghiamo per chi anno scorso dormiva durante le serate del festival, lo stava facendo altro, era in giro per il mondo, perché ho detto seconda? Perché voi avete accompagnato un concorrente, un big, lo scorso anno nella serata dei duetti. Esatto. Esattamente, noi ci siamo esibiti insieme a Rancore, che salutiamo. Ciao. E anche a Dardust, che salutiamo ovviamente. Ciao. Ed effettivamente abbiamo già un po' assaggiato quel palcoscenico, grazie a Rancore abbiamo avuto questa possibilità. Stavolta tocca a noi. Tra l'altro avete avuto questa possibilità, chiaramente non eravate in gara, ma avete visto l'Ariston pieno. Quindi avete a un anno di distanza, quindi abbastanza fresco il ricordo di quello che può essere la situazione con il pubblico, del quale poi tanto si parla in realtà, alla situazione invece di quest'anno, quindi senza pubblico. Riuscite a farmi un parallelismo o come ve l'aspettate quest'anno? Ah, guarda, intanto, scusa, vero? Sì, prego. La cosa più differente dell'anno scorso non è tanto la sala piena di gente, ma è tutta la cittadina Sanremo che era in fermento, c'era modo di passeggiare, curiosare qua e là negli alberghi dove c'erano gli artisti in gara. Per quanto riguarda il palco e il pubblico, dall'anno scorso non mi ricordo di aver mai buttato l'occhio in platea, perché c'è diciamo una forte presenza della regia e delle telecamere, quindi tu ti rendi conto che i tuoi movimenti comunque devono andare anche molto a segno rispetto al pubblico da casa. Esatto. C'è da dire che però il pubblico ovviamente è un'energia fondamentale, è un po' come se fosse un altro personaggio che sta con te in scena, quindi è un'energia viva che in qualche modo senza di essa fa sì che ci si senta un po' spaesati. Forse l'orchestra fa un po' questo ruolo quest'anno, sì, perché sono i veri padroni di casa e sostengono l'artista sul palco. E ho visto che sono anche molto partecipi nel corso della serata, con applausi, risate, insomma. Sì. Sono veramente sul pezzo e sono chiamate a fare anche questo. Parliamo invece del vostro brano, che è poi il protagonista di queste giornate. Com'è nato? Allora, è un brano che ha avuto una gestazione molto lunga e devo dire che ha preso forma via via lavorando sia in una prima fase con la nostra band a Palermo, anzi per l'esattezza a Castelbuono, e poi ha avuto la sua massima espressione dopo l'incontro con Dardust. Devo dire che tutti e tre, io Dario e l'altro Dario, ci siamo messi proprio a servizio del brano e abbiamo fatto sì che avesse questa esplosività, questa gioia infinita dentro. Noi diciamo questa, però ancora nessuno l'ha sentita, sì, quindi è strano. Però quella che ascolterete ovviamente. E indichiamo verso l'Ariston che è lì. Ma magari questo è il primo di una serie di Sanremo e quindi imparerete che questa è assolutamente la normalità. E un brano che verrà contenuto all'interno di un album, giusto? Sì, esattamente. Esattamente. My Mamma è il nostro quarto disco, potete vedere qua alle nostre spalle la copertina, e uscirà il 5 marzo, venerdì. Ci siamo, quindi devo dire che Amare è un'ottima sintesi e una summa di molti temi che sono all'interno del disco. Arriviamo alla serata di giovedì, ragazzi. Donatella Rettore, cioè, non chiamarla Donatella, chiamala soltanto Mister Rettore. Mister Rettore, chiedo perdono, taglieremo questo pezzo assolutamente dall'intervista. Come nasce quest'idea? Avevamo la necessità di portare sul palco dell'Ariston un altro aspetto della rappresentante di lista. Mi viene da dire, così per citare il Rettore più tagliente, e abbiamo subito pensato a quest'artista straordinaria con la quale abbiamo sicuramente molti, mol, mol,
punti in comune, sì. Sì, lei fa sì che ogni sua performance sia comunque, anzi coinvolga veramente il teatro, il costume, il lessico particolare, mai scontato, quindi io mi sento assolutamente vicina al suo mondo. Quindi farete spettacolo, questa è la promessa? Faremo scintille, sì. Grazie mille ragazzi, anche perché ne abbiamo bisogno da casa, ve lo dico, quindi metteteci tutta la carica e ovviamente in bocca al lupo per questa sera. Viva il lupo. Grazie. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,